mi hanno comprato casa mia insaputa. Era, questo effettivamente Vespa, che è un giornalista di razza, gli domandava come è possibile che abbiano comprato casa sua insaputa, e lui dice: è un complotto. Scaiola ha detto: no, è un complotto. E Vespa ha detto: sì, e può darsi che sia un complotto, perché no, bisognerà indagare. Evidentemente lei pensa, ministro, che beh sì, certamente qualcuno a permettermi nei guai ha pagato i 2/3 della casa, e perché è una trappola, ha detto Vespa. Beh sì, è possibile che sia una trappola. E così si andava avanti, e Vespa era sempre più convinto che la trappola era scattata, e quindi ha cominciato a indagare. E l'argomento che ha trovato d'accordo Vespa e Scaiola, l'argomento decisivo per dimostrare che era una trappola, qual è stato? Non che Scaiola ha detto: ma come vi permettete di pensare che mi faccia pagare le case dei costruttori, o io sono una persona onesta? Cioè, ciascuno di noi in una situazione del genere direbbe: ma come si permette? Io sono una persona onesta, sono una persona per bene. No, l'argomento era questo: ma uno può essere così cretino da firmare 80 assegni e lasciando le tracce di questa porcheria? Cioè, il loro problema non è mai spiegare perché non lo hanno fatto, ma dire: ma è possibile che uno arrivi al punto di lasciare delle tracce così visibili, no? Ed è la stessa cosa che fu detta ai tempi di Bertolaso. Marco la ricorda spesso. Quando Bertolaso è finito nello scandalo che noi abbiamo non erroneamente titolato come protezione e corruzione, una delle giustificazioni che fu addotta dal ministro Matteoli fu: ma Bertolaso è l'eroe italiano, ma pensate che uno con tutte le cose che ha da fare si metta a farsi corrompere? Oppure: ma pensate, disse Bertolaso, che uno con tutti i soldi che maneggio mi faccio corrompere per 10.000 euro? Che è uno strano modo di ragionare. E comunque ieri sera questo strano modo di ragionare andava avanti. A un certo punto si torna in studio e assistiamo a un'altra scena. Io ero veramente affascinato. C'è un giornalista del giornale, si chiama Porro, che è il vice direttore del giornale, che è stato invitato, è diventato la star di tutte le trasmissioni ovviamente della Rai, perché viene ospitato come il giornalista di destra che ha osato denunciare Scaiola. Ma in realtà lui non ha denunciato Scaiola, lui ha fatto un'altra cosa. Lui ha fatto un'intervista a Scaiola che è uscita domenica scorsa. In questa intervista Scaiola diceva più o meno quello che poi ha detto nella conferenza stampa, cioè: mi hanno comprato la casa a mia insaputa, soltanto che poi non l'ha capito, l'ha pubblicata così. Poi ci ha ripensato, il titolo del giornale era "Ora spiego tutto". Ovviamente, secondo me Porro c'ha una moglie, dei figli, poi gli ha detto: scusa, abbiamo letto l'intervista, ma non abbiamo capito nulla, che non ha spiegato niente. Porro, che deve averci pensato anche lui, ha detto: beh, forse effettivamente, e l'ha detto anche ieri sera, non ho fatto le domande giuste, mentre tu, Vespa, hai fatto le domande giuste. Allora, Porro ha scritto sul suo blog che l'intervista che lui aveva fatto non lo aveva convinto, che è una cosa anche molto divertente. Vabbè, ma comunque, e adesso, siccome non l'aveva convinto, e viene ospitato in tutte le televisioni, ieri sera lui era anche piuttosto emozionato, perché gli domandavano: ma tu hai fatto queste dichiarazioni? Dice: sì, effettivamente le ho fatte, ma effettivamente non mi ha convinto. Però anche lui propendeva per il complotto. Sì, forse c'è qualcosa sotto e non abbiamo capito. Perché racconto questo spaccato di televisione italiana? Per rispondere alla domanda giusta che Marco ci poneva all'inizio: ma in un paese nel quale la libertà di stampa è compressa e condizionata, il 78esimo posto, il 48esimo, non mi ricordo più quale, poi alla fine le cose escono e quindi questa libertà esiste. E io ho citato la trasmissione di approfondimento più importante della Rai, di Rai 1,
E Marco prima ha citato il TG1, stamattina sul Corriere della Sera c'è un divertente ma anche amaro articolo di Gian Antonio Stella, il quale dice, ma a parte la Medusa, il TG1 si è occupato anche molto delle toilette dei cani. Il problema è che le toilette dei cani assillano Minzolini dedica periodicamente dei servizi, anche delle notizie sparate sui cani, dove noi siamo tutti amici degli animali, ma dove ospitare i cani durante le vacanze. No, poi c'è un inviato speciale, io non mi ricordo il nome, ma è uno che farà carriera, Massimo Mignanelli, il quale si occupa di servizi quali la corsa delle autocasse di sapone in Val Brembana. In Val Brembana, nella valle del Bergamasco, c'è una gara in cui questi ragazzi, ma anche persone adulte, scendono. Assolutamente, perché Mignanelli è diventato un cult assoluto nel TG1. Ecco, però se il TG1 si occupa per una settimana delle toilette dei cani e di altre cose senza molto valore giornalistico, e la trasmissione di approfondimento approfondisce in questo modo, e se tutto questo avviene sulla rete 1, che è la rete ammiraglia della RAI, e cosa significa? Significa, e questi sono i dati di ricerche fatte in maniera accurata, che il 65% degli italiani ha questo tipo di informazione, perché il 65% degli italiani si informa soltanto con il TG1, e chi si vuole informare un po' di più guarda Porta a Porta. Potete capire qual è il livello di informazione della massa degli italiani. E è vero che noi abbiamo tutta una serie abbiamo un pluralismo che è affermato anche nei fatti, perché è vero che la mattina l'edicola dei giornali presenta 50-60 testate diverse di ogni colore, di ogni sapore, è vero che noi abbiamo in Italia c'è una proliferazione di canali televisivi senza contare il digitale terrestre, i canali satellitari, non ripeterò quello che ha detto Marco, ma se poi i contenitori sono infiniti, ma se i contenuti poi sono quasi sempre gli stessi e il contenuto principale è il frutto di una informazione governativa, un'informazione che è trasmessa direttamente dal potere sotto lo sguardo vigile di Palazzo Chigi, perché non c'è una notizia, non c'è un ago che venga trasmesso dal TG1, dalle reti RAI, che non venga stampato, timbrato dal sottosegretario Bonaiuti. Ora, se tutto questo avviene, ecco che la nostra è una libertà di stampa virtuale, perché poi nel momento in cui, come si dice, conoscere per deliberare, ma se la conoscenza dei fatti italiani è quella di cui stiamo parlando, quando è il momento di deliberare, Marco, quando è il momento cioè di andare a votare, è evidente che il risultato non potrà essere che quello che abbiamo conosciuto in questi anni. Del resto, ma non è né vittimismo né un alibi, perché poi le responsabilità di chi non ha saputo contrastare in nessun modo lo strapotere di Berlusconi sono clamorose, ancora peggiori di quelle di Berlusconi. Ogni volta che si parla di queste cose, si parla del conflitto di interessi, ogni volta si ripete una grande verità: il centrosinistra è stato al governo in almeno tre occasioni poteva fare una legge sul conflitto di interessi, non l'ha fatta perché non la voleva fare. Ma non perché non ha avuto né il tempo né il modo, perché purtroppo c'è un equilibrio di poteri nel nostro paese, in tutti i paesi, in tutte le democrazie, ma nel nostro paese c'è un equilibrio dei poteri